100 milioni di finanziamenti, per chi? Sono interessate le strutture ricettive, quindi gli alberghi e le strutture extraalberghiere. Sono interessati i negozi di alimentari, in vista di Expo 2015, che fa dell'alimentazione il suo tema principe. Sono interessati i bar, i ristoranti, i pubblici esercizi. Ed è una risorsa importante che vogliamo mettere a disposizione per migliorare la qualità del sistema lombardo. Il turista è sempre più esigente, il turista guarda con sempre più attenzione al rapporto tra qualità e prezzo e noi vogliamo mettere il nostro sistema all'altezza della sfida, i turisti di tutto il mondo, l'esposizione universale. Con questo provvedimento, che mette a disposizione anche delle piccole e piccolissime imprese, non solamente il contributo a tasso agevolato, cioè con un tasso agevolato del 3% che porterà insomma il costo del denaro a circa il 2%, ma anche attraverso un sistema di garanzie, attraverso i Confidi, che consentirà alle piccole e piccolissime imprese di avere credito dalle banche dove forse non lo troverebbero. Ma poi noi agiamo anche attraverso la promozione dei cosiddetti distretti urbani del commercio, che si rivolgono proprio a quelle realtà che sono i negozi più vicini al consumatore, i negozi di prossimità. Recentemente abbiamo approvato 82 progetti diffusi in tutta la Lombardia di promozione dei centri commerciali naturali e dei centri urbani appunto, 82 progetti per complessivamente 14 e più milioni di euro. Una parte sono soldi pubblici, Regione Lombardia, l'altra parte la mettono i privati, interessati quanto noi a far crescere il sistema commerciale. Insomma, con l'obiettivo di riequilibrare il sistema distributivo lombardo, di garantire vicino al consumatore, vicino all'utente, una bottega, un negozio al quale rivolgersi, oltre naturalmente a mantenere la rete delle grandi superfici di vendita, ecco, a questo obiettivo noi stiamo avvicinandoci a passi concreti, come dice questa misura, Lombardia concreta, e a passi veloci. Per questo la moratoria si concluderà entro il 31 dicembre, come avevamo promesso e come abbiamo messo nella legge regionale 4. Assessore, la moratoria, come previsto, si scade appunto tra un mese? Noi abbiamo approvato in giunta, mandato ora alla commissione consiliare, concluderemo entro il 31 dicembre, come diceva, questa procedura. Dal 1 gennaio le regole saranno nuove e la nostra delibera di giunta sul tema delle aree, per esempio, precisa che Regione Lombardia non parteciperà più ad accordi di programma che prevedano varianti urbanistiche di trasformazione dal terreno agricolo a terreno commerciale. Il terreno agricolo deve rimanere tale perché è un patrimonio di tutti per l'ambiente, ma è anche una grande risorsa economica per l'agricoltura lombarda. Significa che non vi saranno dei nuovi accordi di programma ai quali partecipa l'ente regione e conseguentemente non vi saranno nuovi accordi di programma che coinvolgono questo ente. Con tutta evidenza questa misura non si attaglia, non si adatta ad accordi di programma che sono già in corso, non sarebbe possibile, non sarebbe legittimo, ma incide sui nuovi. Insomma, non vi saranno più aree agricole che vengono spostate e destinate a iniziative commerciali. Quelle agricole rimangono agricole, se i comuni vogliono realizzare aree commerciali le prevederanno nei loro strumenti urbanistici senza varianti. Naturalmente questa non è l'unica arma che noi abbiamo a disposizione per riequilibrare il rapporto tra grande distribuzione e distribuzione di prossimità. Penso anche ad un sostegno economico dei negozi di prossimità, anche attraverso la formula appunto dei distretti urbani del commercio, penso anche ad altre iniziative. Noi ad esempio chiediamo, anzi pretendiamo che gli operatori di nuovi centri commerciali individuino un corner, uno spazio in cui offrire soltanto prodotti lombardi, prodotti alimentari, ma non soltanto prodotti alimentari. E nelle domande valuteremo come positivo che si impegnino a propagandare fuori dalla Lombardia, a portare anche all'estero i prodotti lombardi. Sono segni naturalmente che dicono di un progetto molto ampio, di un provvedimento molto complesso che meriterebbe di essere conosciuto in tutti i suoi dettagli.